Sogno panorami sinestetici, uomini che piangono in libertà, ritmi naturali multietnici, donne che cavalcano la volontà e ti parlo. Lara è la mia sorellina, ha 12 anni e 3 giorni alla settimana fa la dog sitter per i Rinaldi, una famiglia del nostro quartiere. Non ho fatto in tempo a salutarti stamattina, sono uscita di casa un'ora prima per andare in biblioteca a ripassare prima delle lezioni. Come stai? Così così. Che succede? Ho incontrato Luca mentre venivo qui, ha 11 anni ed è il loro dog sitter il martedì e il venerdì. E? Chiacchierando ho scoperto che viene pagato più di me, anche se io sono più grande. Lui è la prima volta che fa il dog sitter e per me è già il secondo anno. È inaccettabile! Dovresti ricevere la stessa paga o al massimo dovresti essere tu quella pagata di più, visto che hai più esperienza. Forse non sono abbastanza brava. Non lo pensare nemmeno! Ami molto questi cani, sai prenderti cura di loro e sai svolgere perfettamente questo lavoro. Parla con i Rinaldi e domanda perché. Cosa? Non ho il coraggio, e se poi non mi vogliono più? Il coraggio ce l'hai, devi solo tirarlo fuori. E se non ti vogliono più, beh, troverai sicuramente un'occasione migliore. Questa situazione non mi piace, ma proverò a parlare con loro. Sembri di buon umore. I Rinaldi sono tornati a casa proprio quando sono arrivata con i cani. Così ci siamo fermati in giardino a parlare. Gli ho detto di aver saputo quanto pagano Luca. E come hanno reagito? La moglie era sorpresa, ha guardato il marito malissimo. Ho domandato al signor Rinaldi se ha deciso di pagarmi meno perché sono femmina. Sul serio? Come sei arrivata a pensarci? Ti ho sentita parlare tante volte di disuguaglianze di genere, così ho pensato che fosse giusto dirgli che comunque era meglio che non mi doveva considerare. E poi cosa ha risposto il signor Rinaldi? Siediti e fai un bel respiro. Sono pronta. Il signor Rinaldi ha risposto che essendo femmina, prendermi cura di animali e persone è una cosa naturale per me, non dovrei nemmeno farmi pagare. Al contrario, per Luca è un lavoro vero e proprio, richiede uno sforzo perché per i maschi non è naturale. Dimmi che è uno scherzo. Dopo un momento di silenzio ho detto: mi licenzio. Mi sono girata e me ne sono andata. Sei stata grande. Aspetta, aspetta. Il loro vicino, il signor Testa, era nel suo giardino e ha sentito tutto. Mi ha raggiunta e mi ha offerto un altro lavoro come dog sitter per lui, con una paga più alta di quella di Luca. Ma è fantastico! Sono molto felice per te. Sei stata coraggiosa e determinata e hai ottenuto più di quanto ti aspettassi. Sì, però mi sono anche resa conto di quello con cui noi femmine dobbiamo scontrarci. Questo mi rende triste. La situazione è molto migliorata nel corso dei decenni, ma non è poi così rosea. C'è ancora tanto lavoro da fare e numerose battaglie da vincere. Se ci impegniamo insieme anche con i nostri coetanei maschi, possiamo cambiare le cose. Ehi, la puntata non è ancora finita, ma nel frattempo condividetela sui social e inviatela tramite WhatsApp ai vostri amici.